Ciao ragazzi, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi arriviamo al quinto capitolo di questo nostro mini corso per videomaker. Oggi parliamo di angolazioni di camera. Sì, perché il modo in cui angoliamo la nostra telecamera influisce molto sulle emozioni che andiamo poi a comunicare. Un punto di partenza neutro è quello che alcuni chiamano zero tilt. Con questa tecnica la telecamera viene posta in modo piatto e frontale e la linea dell'orizzonte è al centro esatto del fotogramma. Si ottiene così un'inquadratura neutra dalla quale partire. Ma come scegliere l'angolazione migliore? Un buon consiglio è quello di pensare alle sensazioni che una determinata angolazione produrrà sui nostri spettatori. La scelta dell'angolazione è influenzata da vari fattori, dalla dimensione del soggetto. Noi, ad esempio, possiamo avere un soggetto grande, molto alto, e per cui magari per renderlo imponente lo riprendiamo dal basso. Viceversa, se abbiamo un soggetto piccolo che vogliamo sminuire, possiamo riprenderlo dall'alto verso il basso. La scelta può essere influenzata dall'altezza della telecamera, da fattori estetici, oppure da fattori tecnici. Ad esempio, che ne so, abbiamo uno sfondo che non ci piace, per cui per escluderlo del tutto ci posizioniamo bassi e angoliamo la telecamera verso l'alto, così escludiamo lo sfondo. O ancora fattori più psicologici o drammatici, maggiormente legati alla storia che stiamo raccontando. In generale, comunque, possiamo avere angolazioni verticali e orizzontali. Tra le angolazioni verticali troviamo la cosiddetta angolazione a piombo, un'angolazione che riprende il soggetto direttamente dall'alto. Possiamo avere poi l'inquadratura dall'alto, che può essere utilizzata ad esempio se vogliamo avere una maggiore profondità di campo, dal momento che così facendo abbiamo una minore differenza tra messa a fuoco vicina e lontana. L'inquadratura dall'alto è la visuale dell'occhio di Dio, onnisciente, che tutto vede e tutto sa. L'inquadratura dal basso invece serve per eccitare, per incutere timore, oppure per aumentare anche l'altezza o la velocità di un soggetto, escludere lo sfondo, come ho detto poco fa, oppure posizionare il soggetto contro il cielo. Con l'inquadratura dal basso spesso e volentieri il soggetto ci domina. E per quanto riguarda il movimento, un'angolazione dal basso di tre quarti, realizzata magari con un grandangolo, accentua molto il movimento e spesso e volentieri è utilizzata per riprendere le scene di inseguimenti in macchina. E infine abbiamo l'angolazione supina, che è un'angolazione dal basso molto accentuata, come praticamente se noi fossimo raso terra a guardare verso l'alto. Passando invece alle angolazioni orizzontali, possiamo avere l'angolazione frontale, angolazione nella quale, manco a dirlo, il soggetto si trova davanti alla camera. E se siamo vicini adesso, vediamo ogni parte del volto. È praticamente un punto di vista molto simile a quello che abbiamo quando parliamo con una persona, quindi abbastanza standard. Nell'inquadratura di tre quarti, invece, il viso del soggetto è più angolato e la linea dello sguardo del personaggio è più distante dal pubblico, per cui siamo un po' più distaccati da lui. È anche vero però che l'angolazione di tre quarti è la migliore per illuminare un volto, grazie alle ombre che si creano su di esso e che restituiscono un'ottima tridimensionalità. Possiamo poi avere l'angolazione di profilo, che se ci pensate nasconde la parte più espressiva del volto, gli occhi e la bocca, ma può comunque essere utilizzata con risultati interessanti, magari quando vogliamo rendere misterioso un personaggio non mostrando interamente le reazioni sul suo volto, oppure per riprendere un dialogo e farci sentire estranei ad esso. Nell'angolazione di tre quarti di spalle, invece, il volto è quasi totalmente nascosto. Con questo tipo di angolazione ci si concentra di più su quello che il personaggio ha davanti a sé. Nell'angolazione di spalle invece il personaggio viene ripreso completamente da dietro, per cui il suo volto è totalmente nascosto. Prima di concludere, ancora due parole sulle angolazioni. Ad esempio, quando riprendiamo un ambiente, qual è l'angolazione migliore? L'angolazione migliore è quella che mostra due o più superfici di quell'ambiente, di quella stanza, perché così facendo restituiamo, cioè più superfici vediamo, più ne percepiamo possiamo intuirne la tridimensionalità. Concludo infine con un piccolo consiglio. Quando si decide di utilizzare un'angolazione storta, il cosiddetto Dutch angle,
è sempre meglio accentuarla notevolmente. Avete presente, no, quei film dove ci sono queste angolazioni volutamente molto molto storte? Ecco, sono molto accentuate, perché se ci pensate bene, un'angolazione lievemente storta cosa sembra? Esatto, un errore. Per cui ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo quinto capitolo sulle angolazioni della camera. Mi rendo conto che ce ne sarebbe da parlare, ma come detto, questo è solo un piccolissimo viaggio all'interno di questo fantastico mondo. E io, come sempre ragazzi, vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate. Se avete domande scrivetemele pure qui sotto, che appena riesco vi risponderò. E niente, io vi do appuntamento al prossimo capitolo di questo mini corso per videomaker. Ciao a tutti!